Numerose le iniziative per celebrare la festa dell'Europa e l'ingresso della Croazia nell'Unione, presentate a Palazzo Lascaris a cura della Consulta europea. Oltre al concerto al Teatro Regio, segnalate a Chiomonte la mostra della Douara La Durance Trois siècles de frontières dans les Alpes e il convegno sui 300 anni del Trattato di Utrecht, il dibattito sul futuro dell'Unione Europea al campus universitario Einaudi, il convegno L'Europa dei cittadini ad Alessandria all'Università del Piemonte Orientale e Gioca con l'Europa a Vercelli al Centro Europe Direct. Come Consulta Europea lavoriamo in modo determinato e concreto affinché le nuove generazioni possano raccogliere il significato e il valore del vivere ed essere europei in un connubio di condivisione anche di sacrifici, ma soprattutto di percorsi per raggiungere quello che è lo scopo comune, quello che è l'obiettivo comune di una grande Europa, di un'Europa unita, non solo dal punto di vista politico e geografico, ma anche dal punto di vista umano. Questo è l'ottavo anno che il Teatro Regio collabora con ETF in questa manifestazione straordinaria che vuol dire vivere insieme, dare degli esempi come vivendo assieme, ragionando assieme si possa costruire un grande paese che è l'Europa. Noi parliamo l'unica lingua universale che è la musica. Il nostro auspicio è che una lingua come la musica diventi una lingua universale, perché abbatte le barriere, perché serve e risolve i problemi, perché fa vivere le persone in armonia, per costruire grandi cose, grandi sogni anche, perché abbiamo bisogno anche di grandi sogni per noi, ma soprattutto per le nuove generazioni. Le celebrazioni per la Festa dell'Europa sono state aperte a Torino, al Teatro Regio, la sera dell'8 maggio, con l'esibizione delle Voci Bianche del Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi e del coro a cappella San Giorgio della Marina Militare Croata. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Consulta Regionale Europea, dall'ETF, European Training Foundation e da Teatro Regio. In pochi giorni, praticamente il 1° luglio, la Croazia si sta non solamente preparando, ma sta entrando nella grande famiglia europea. Siamo felicissimi e speriamo di poter essere il membro che contribuisce a tutti i valori universali che sono, fra l'altro, nella base di tutti i popoli d'Europa. Grazie mille.